tema delle contaminazioni è stato un tema azzeccatissimo, specialmente per quanto riguarda tutta la parte fuoco, no? Che unisce tutte le varie culture del Mediterraneo e anche oltre. Una cultura del barbecue, del fuoco, della brace anche nelle grandi cucine, cucine di ristoranti importanti, grandi hotel. Noi in questo caso l'abbiamo utilizzata non solo per grigliare, non solo per affumicare, ma per cuocere. Tanto è un piacere stare qui a Food Expo perché è sempre un modo per ritrovare amici, per incontrarsi, per parlare con colleghi, attualizzare anche diverse tematiche che possono essere per esempio il barbecue, il grill o tutto quello che riguarda il fuoco. Quello che abbiamo fatto oggi è riportare un po' del nostro menù qui a Food Expo. Fuoco ci riporta comunque alle nostre radici, alle nostre tradizioni. È stato un piacere poterci esprimere qui oggi. Il concetto che volevamo trasmettere appunto era il concetto di radici. Radici cioè nel senso che noi nasciamo come ristorante a conduzione familiare, quindi nonna e mamma, e adesso ci siamo noi che siamo la terza generazione, quindi abbiamo portato, diciamo tra virgolette, una minima innovazione pian piano, sempre step by step, a quello che faceva la nonna, la mamma, la massaia, la donna di casa. Sempre emozionante, quest'anno abbiamo portato un connubio, un piatto che raccoglie un connubio tra Puglia e Sardegna. Il DNA culinario è quello che ci trasmettono poi i maestri, insomma le persone con cui lavoriamo, con cui veniamo in contatto. Ed elaboriamo questa sorta di DNA che non è quello che ci danno i genitori, ma è quello professionale. Una cipolla e una lattuga, vegetali che di norma vengono visti come condimento, come contorno a proteine animali, che invece ho cercato di nobilitare e di farle diventare un unico piatto molto ricco e molto saporito, perché il fuoco e il fumo sono degli insaporitori naturali.